Buongiorno Apumania, un saluto a tutti i tifosi, gli appassionati, i colleghi giornalisti che sono collegati dalla nostra pagina Facebook Apu Udine, dal nostro canale YouTube Apu Udine TV, quest'oggi dalla splendida sede dell'Hotel Il Cervo, dove la PU All Wild West Udine ha iniziato ieri il ritiro estivo. E faremo un grande evento, ovvero la presentazione di Kishan Sharil, al quale do subito il benvenuto. Sì, welcome Kishan. Thank you. Con noi quest'oggi a fare gli onori di casa il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette. Buongiorno sindaco e grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti i telespettatori. È un piacere essere qui per il secondo anno consecutivo, grande accoglienza e ospitalità da parte del Comune di Tarvisio per la PU All Wild West Udine, grazie anche per tutte le strutture che avete messo a disposizione del team di Matteo Modincioli. Sì, noi siamo veramente contenti di questo secondo ritiro dell'APU Udine, un secondo ritiro che speriamo quest'anno sia più fortunato dell'anno scorso, perché l'anno scorso si è sfiorata la promozione, quest'anno speriamo che sia di buon auspicio per salire di categoria. Come detto, noi mettiamo a disposizione tutte le nostre bellissime strutture sportive, a cominciare dal Palazzetto dello Sport, è un palazzetto importante che ha ospitato negli anni tantissime squadre di ritiro, tantissime squadre blasonate. Abbiamo l'impianto del polisportivo comunale dove poter fare la preparazione atletica e poi devo ringraziare la società Gym Club di Tarvisio che ha messo a disposizione la palestra fitness per fare l'attività fisica. Credo che dal punto di vista delle strutture siamo veramente all'altezza e siamo contenti di metterla a disposizione per una squadra così prestigiosa come quella di Udine. E con noi quest'oggi anche il direttore tecnico dell'area sportiva della PU All Wild West Udine, Alberto Martelossi. Buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti. È cominciato ieri il ritiro, subito due allenamenti, uno ieri pomeriggio, uno questa mattina e si replicherà poi nel pomeriggio. Direi che abbiamo già visto una squadra che ha messo in campo grande energia e grande intensità. Beh, sicuramente siamo partiti già con grande forza, con grande veemenza dai primi giorni a Udine. Abbiamo fatto 3-4 giorni, come dire, di riallaccio, di conoscenza, senza particolari contatti, però ora siamo già nel pieno e nel vivo, come hai detto tu, stiamo andando sostanzialmente a un ritmo di 2 sedute giornaliere e lo faremo ancora per almeno una decina di giorni e quindi direi che sfruttiamo al meglio le strutture di cui ha parlato gentilmente il signor sindaco e sfruttiamo al meglio l'aria montana che ci permette di lavorare al meglio e chiaramente a questo punto mi associo anch'io a livello di staff, a livello di club globale ai ringraziamenti, in particolare a Renzo Zanette che è il coordinatore un po' di tutte le persone che ha nominato prima e che ringraziamo in anticipo, a cominciare da questa splendida location come hai nominato tu dell'Hotel Cervo. Ecco noi quest'oggi un altro volto nuovo della PU All Wild West Udine, l'assistant coach Gabriele Grazzini. Buongiorno Gabriele, grazie per essere con noi. Buongiorno e un saluto a tutti i tifosi della PU Udine. Completato dunque anche lo staff tecnico, anche dal punto di vista proprio vostro, Alberto, siete partiti con grandi idee, grandi obiettivi e grandi ambizioni. Beh sì, diciamo che stiamo semplicemente proseguendo il percorso delle scorse annate. È chiaro che, come abbiamo già parlato, il primo anno è stato di insediamento, il secondo di consolidamento e ovviamente questo sia a livello organizzativo che a livello di risultati sul campo pensiamo, speriamo che possa raggiungere il diapason. Ecco, poi dopo sappiamo benissimo che la stagione sarà irta di difficoltà e avremo un sacco di avversari per la parte prettamente tecnica, però come sempre abbiamo pensato che creare una struttura solida e una società solida, come abbiamo cercato di fare ormai negli ultimi anni, penso che possa essere prodromo di qualsiasi sogno futuro. E adesso entriamo proprio nel vivo di questa presentazione. Alberto, che cosa vi ha spinto a scegliere proprio Kishan Sharil, al quale dare poi le chiavi del gioco bianco-nero?
Ma intanto abbiamo fatto una valutazione tecnica e ci piaceva radicalmente cambiare l'assetto della squadra degli anni scorsi e quindi pensare a una trazione da parte di point guard, shooting guard, quindi sostanzialmente a dare un po' più la palla in mano ai piccoli e per questo motivo abbiamo pensato a lavorare sul mercato straniero sotto questo punto di vista. Nel momento in cui abbiamo deciso questo, è ovvio che siamo andati a scandagliare giocatori che potessero avere tre compatibilità importanti, parte tecnica di pericolosità, perché ci serve indubbiamente per una squadra importante, c'è bisogno di attaccanti importanti, sicuramente l'utilità, la capacità di stare in campo con una squadra con compagni altrettanto importanti, altrettanto forti, e quindi anche questo non è banale, ma ovviamente non potevamo pensare a un giocatore mangia palloni. E terza cosa, da non dimenticare, quindi non la metto per ultimo solamente per un motivo pratico, ma sostanzialmente diciamo la fame, l'idea di sbarcare in Italia, di mettersi in luce, l'idea di intraprendere una nuova avventura, i primi colloqui con lui ci hanno assolutamente affascinato e quindi è evidente che pensiamo ogni giorno di aver fatto una buona scelta, perché ci accorgiamo anche in questa interazione nelle sue domande, nella sua voglia di conoscere la pallacanestro italiana, di conoscere la pallacanestro di Matteo Bonicioli, e in questa interazione completa con la squadra, ecco, possa essere assolutamente bella e foriera di buone prospettive per la stagione. Adesso invito chiaramente tutti i colleghi giornalisti e i tifosi, gli appassionati collegati, a inviare i loro commenti, le loro domande a Kishan. Io ne avrei già una. Dopo le esperienze in Turchia delle ultime stagioni, approdi al campionato italiano per la prima volta. Che cosa ti aspetti? Well, first of all, I expect to bring energy and the proper motivation to this team. As I've heard numerous times that, you know, the last 2 years you guys been in the finals, so I just want to be that piece to bring this team over the top and get it to A1. La prima cosa sicuramente portare energia e grandi motivazioni e avere l'orgoglio di essere il pezzo giusto che può consentire alla squadra di raggiungere gli obiettivi che sta inseguendo. Dopo 10 giorni di preparazione, che idea ti sei fatto della più orgogliosa? I like it. I love the professionalism of the team, just the club, the organization, starting from, you know, the head coaches, the assistant coaches, to the physios. You know, all the guys on the team are very professional, and I'm very impressed with the club so far. Una grande professionalità sia da parte dello staff tecnico, del capo allenatore, ma anche dell'area medica, di tutti quelli che fanno parte dello staff di supporto, e in generale una grande prima impressione come club molto serio, organizzato e professionale. C'è qualche compagno di squadra in particolare che ti sta aiutando nell'inserimento? Yes, sir, all of them. You know, of course, a couple of the guys are a little shy about their English, but all the guys on the team, even the young guys on the under 17, are trying to communicate with me, so and I definitely appreciate that. Tutti i compagni lo stanno aiutando, chiaramente c'è chi è più fluente nell'inglese e chi meno, o chi è più timido e chi meno timido, ma intorno a sé ha compagni che sente che lo stiano aiutando moltissimo. Per quanto riguarda le tue caratteristiche, quali sono i tuoi punti di forza? Main strength. My main strength, I'm a very good communicator on offense and defense. Second strength is maybe my jump shot. It's very dangerous, and then I know once I see a couple of them go through the basket, that'll open up more opportunities for my teammates. Sicuramente le sue doti comunicative, sia in attacco che in difesa, il suo palleggiare a tiro, la capacità anche di mettersi al servizio dei compagni con tutto quello che lui sa fare. Alberto, in particolare, che cosa ti ha colpito la prima volta che hai visto i video di questo giocatore? Bah, sicuramente un po' anticipato, che ha anticipato ovviamente le sue caratteristiche, ma certamente la velocità e la vivacità,
quindi entrambe le cose abbinate danno sicuramente l'idea di poter essere una soluzione differente rispetto alle nostre abitudini, ma rispetto anche alla media del campionato di Lega 2. Quindi sappiamo che nel campionato di Lega 2, ma in generale nel campionato italiano, non ci sono stati tanti giocatori di taglia piccola, però tutti quelli che sono stati hanno fatto sicuramente una grande figura e mediamente una grande carriera. Quindi intanto è un augurio per Kay per quanto riguarda la sua ascesa, per quanto riguarda le sue aspirazioni. E ovviamente diventa una modalità, un tassello importante per il tipo di pallacanestro che vogliamo sviluppare in questa stagione, aumentando un po' la velocità di esecuzione, aumentando la possibilità di correre in campo aperto, aumentando un po' la vitalità, ecco, diciamo la parola in questo senso qui, e quindi il poter avere lo scettro del comando, come dicevo prima, soprattutto in quei ruoli lì, che sono ovviamente ruoli nevralgici, che poi danno la possibilità di innescare anche tutti gli altri giocatori, tiratori in particolare, che abbiamo nella nostra faretta. Leggo un commento di Paolo Marangoni, dice: benvenuto Kishan, ben arrivato nell'ambiente a Udine, buona preparazione a tutta la squadra. Abbiamo letto, Alberto, tanti messaggi di entusiasmo in questa prima fase della stagione, la gente non vede l'ora ovviamente di vedere la più all'opera. Ricordiamo che il primo test ufficiale si terrà proprio qui a Tarvisio lunedì alle 19 al Palazzetto dello Sport contro Rucker Sanve, formazione di Serie B. Sì, esattamente, quindi è già un primo invito a tutti quelli che vorranno venire a vederci. Chiaramente sappiamo che la disponibilità dei posti è limitata, quindi insomma avremo un accesso solo per alcune persone, ma saremo ben contenti di ospitare e in questo caso anche sostanzialmente di ricambiare l'ospitalità che stiamo avendo in questi giorni. Quindi ci sembrava doveroso fare la prima uscita, mettere così il trucco e parrucco per il primo giorno proprio qui a Tarvisio, e dove speriamo di avere tanti amici a seguirci e ovviamente ad invitare qui in diretta anche il signor sindaco a vedere la nostra prima evoluzione. Sindaco, lei segue sempre con un occhio di attenzione la più, possiamo averla tra i nostri spettatori lunedì in occasione del primo test? Certamente, l'APU Udine fin dai tempi della Snaidero è sempre stata una squadra di basket, ma come l'Udinese calcio sono le mie passioni, e quindi sono gli sport, il calcio, il basket, quelli che seguo di più. E quindi avere una rappresentanza, soprattutto le bandiere del Friuli, per me sono motivo di orgoglio, e anche come tifoso credo che abbiamo delle squadre eccellenti che possono portare alto la bandiera della nostra regione. Del mondo APU fa parte anche dalla passata stagione la formazione femminile delle Women APU e l'Under 19. Proprio le women arriveranno qui mercoledì, rimarranno poi fino sabato, quindi anche loro hanno scelto proprio Tarvisio per la preparazione estiva. Immagino che riserverete la stessa accoglienza che avete fornito alla più maschile. Certamente, l'abbinamento maschio e femmine è una novità che dell'anno scorso per la prima volta è stata così ci è stata presentata, ci è stata offerta. Noi chiaramente l'abbiamo presa al volo perché crediamo che l'intero lavoro della società sportiva sia da premiare, e quindi di permettere anche di mettere a disposizione tutte quelle che sono le nostre infrastrutture per un progetto importante che il presidente Pedone sta portando avanti. Speriamo che finalmente quest'anno ci sia la realizzazione di questo sogno di arrivare nella massima serie per la squadra maschile, e chiaramente anche per la squadra femminile, che è in A2 anche lei. Esatto, poi per tutti coloro che sono collegati ricordo che questa sera a Lignano Pineta al Frecce Tricolore Vice Bar Ufficio Spiaggia 7 bis ci sarà un evento molto importante a partire dalle 18, cui parteciperà proprio la formazione femminile. È il primo evento ufficiale dove potrete conoscere le giocatrici che disputeranno la prossima serie A2.
Un altro commento da casa da parte di Jamal. Benvenuto Kishan, volevo sapere se hai un giocatore NBA a cui ti ispiri e se ce n'è uno in particolare che si avvicina al tuo stile di gioco. Grazie, forza Apu. I have to go with Chris Paul. I love his I love the way he approaches the game, and I love his mid-range game, and that's who I try to mimic my game after, Chris Paul. Chris Paul è il giocatore che a cui lui si ispira sia per il modo in cui si approccia alle partite, sia per le sue caratteristiche di palleggiare e tiro, quindi è un giocatore che a lui piace come giocatore a cui si ispira. Ci ricordi un po' da dove sei partito, quando hai iniziato a giocare e in che club hai disputato i primi campionati? Den Bosch, New Heroes in the Netherlands. Where I started my rookie year. Suo primo anno in Europa, Den Bosch in Olanda. E per quanto riguarda proprio gli esordi in casa? Like college or high school, whatever. Well, I started playing basketball at 5 years old. Yeah, and then, well, of course, middle school, and then college. Yeah, high school, Augusta, right? Yeah, and then yeah, Augusta State is in college. Ha iniziato a giocare a 5 anni e poi tutto il suo percorso l'ha portato a diventare uno dei protagonisti di Augusta College nell'NCAA e da lì poi è diventato pro. Abbiamo parlato prima delle tue caratteristiche tecniche, dal punto di vista caratteriale invece come ti definiresti? Technical part, but now how you play as a player in the matter of character, you know, as a personality. How do you describe yourself? Very humble, respectful. And of course, you know, I want to win, so I'm a winner. Mi sento umile, rispettoso e mi piace vincere, mi sento un vincente. Beh, direi Alberto, come premessa, è il profilo perfetto per questa squadra. Sì, non a caso prima ho parlato di giocatori che in Italia, pur di taglia piccola, hanno fatto una grande carriera, perché pensiamo che ci sia anche questa caratteristica di determinazione più ampia, più forte, più risoluta a poter emergere a certi livelli. Quindi noi abbiamo già notato che Kay già in questi allenamenti combatte su ogni posizione, ad esempio è eccitante vederlo difendere su un cambio difensivo contro giocatori più alti, non perde un centimetro, non perde una posizione, è un piccolo clinico, una piccola lezione per noi, staff e anche per tutti i compagni. Quindi evidentemente questa è una determinazione, una motivazione che avrà e che dovrà avere necessariamente anche durante la stagione, proprio perché poi, come ben sappiamo, gli ostacoli da superare saranno alti, non solo per lui, ma per tutta la squadra. Ecco, quindi speriamo che si pervada l'intera squadra di questo atteggiamento globale. Esattamente, sarà un campionato sicuramente molto competitivo. Ricordiamo che l'APU Allwell Wrestling esordirà il 9 settembre a Mantova nella fase a girone di Supercoppa, il 2 ottobre scatterà da Ferrara il campionato 2022-2023. Tal proposito, Giuseppe Pisano del Messaggero Veneto, che è collegato e che salutiamo, chiede a Kishan: cosa conosce del basket italiano? Not much, but I hear that it's very skilled. The players that play in Italy are very good players, and I'm honored to be amongst one of those players right now. Lui sa che i giocatori che fanno parte del campionato italiano, il campionato italiano, hanno grandi qualità tecniche, e questo lo motiva molto a essere parte di questo gruppo di giocatori e giocarci questa sfida. Dal punto di vista della preparazione, da quello che hai potuto vedere in questi primi giorni, quali sono le differenze principali dal campionato turco olandese dove sei stato nelle ultime stagioni? How you compare that? What's the big main difference? The Italian training camp is more detailed than I would say in Turkey. It's more about perfecting the basics, I can say about coach. Il modo in cui ci stiamo allenando è molto rivolto ai dettagli, molto più rispetto a quello che lui era abituato in Turchia, specialmente dal coach. Le indicazioni sono molto attinenti alle basi del gioco, e questa è una cosa che a lui piace molto.
A livello di singoli c'è qualche giocatore bianco-nero che ti ha particolarmente impressionato? I'm gonna go with the basic answer. I'm gonna say all of them. Risponderà democraticamente dicendo tutti. Bene, beh, questo è anche lo spirito, Alberto, con il quale si comincia a lavorare per una stagione che, l'abbiamo detto, sarà particolarmente lunga e impegnativa. Abbiamo ricordato il primo test ufficiale lunedì qui a Tarvisio, poi il grande appuntamento sarà al Pala Carnera venerdì 2 settembre e sabato 3, e la sesta edizione delle Memorial Piera Paietta, subito venerdì 2 alle 20.45, la più affronterà Trieste in un derbissimo che ritorna dopo diversi anni. Sì, abbiamo voluto coniugare l'interesse di un precampionato, dove chiaramente il nostro impegno precipuo è quello di far andare le gambe e di trovare la forma quanto prima, con un evento che però è a metà tra lo sportivo e il mediatico, perché ritornare a fare un derby così di bel livello deve essere anche benaugurante per i club, diciamo, i club leader del Friuli Venezia Giulia. E quindi aspettiamo questo, ricordando che sarà poi tra l'altro l'edizione più importante da un punto di vista delle presenze del Memorial Paietta, perché avremo anche Venezia e Torino, quindi penso che realmente fosse il meglio che potevamo recuperare in questo periodo stagionale. E quindi è chiaro che sarà il primo vero appuntamento di richiamo. Quest'anno, realisticamente, il precampionato inteso come partite finte e amichevoli è ridotto veramente all'osso, e forse proprio non ce ne sono, perché da un torneo di questo livello pensiamo di uscire migliorati e soprattutto pensiamo di onorarlo al meglio, evidentemente con il massimo dell'impegno e della performance, e poi entreremo subito in modalità Supercoppa, che comunque di per sé non sono più amichevoli, ma sono qualificazioni. Assolutamente, io ricordo a tutti che è già attiva la prevendita per il Memorial Paietta attraverso il circuito Viva Ticket. I biglietti possono essere acquistati online e nelle rivendite autorizzate trovate tutte le informazioni sul sito www.apudine.it. Quindi vi aspettiamo ovviamente numerosissimi per questo grande appuntamento della pre-season bianconera. Abbiamo una domanda poi ancora per Kishan da parte di Alfred, che dice: coach Bonicioli diceva che probabilmente ci saranno partite dove userà due playmaker insieme, quindi senza un play centrale. Volevo sapere che cosa ne pensa e se ha già avuto un'esperienza simile in passato. Oh yes, I've been doing that since high school, and it's worked very well, because since I'm such a good scorer, like I said, it'll open up, you know, possible open shots and open layups for my teammates. So I'm very excited. Sì, gli è successo fin dai tempi dell'high school, ed è una cosa che a lui piace tantissimo, perché si sente, oltre che un playmaker, anche un buon realizzatore, e quindi questa sua duttilità lui vuole metterla al servizio dei compagni, sia appunto per creare gioco, ma anche per finire quello che creano gli altri. Ci sono giocatori del campionato di Serie 2 italiano che già conosce, già incrociato in passato? Yes, sir. CJ Wilson. I'm not sure what team he plays for, but I played against him in college. When I found out he signed this summer, and we've been, you know, communicating back and forth about it, so I'm looking forward to that matchup. Si scrive spesso con CJ Wilson, che lui sa che giocare nella nostra lega, e dal modo in cui si è illuminato quando ha fatto questo nome, vuol dire che sarà una bella sfida. Molto bene. Allora, io direi che siamo arrivati al termine di questa presentazione, quindi io innanzitutto saluto e ringrazio il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette, che ci ha onorati della sua presenza questa mattina, al quale rivolgiamo nuovamente un ringraziamento per la splendida accoglienza riservata alla più All Well West Udine in questo secondo anno di ritiro a Tarvisio. Grazie, sindaco. Grazie a voi. Ci vediamo lunedì allora per il test alle 19 contro Rucker Sanpe. Grazie ad Alberto Martelossi, direttore tecnico dell'area sportiva, che ci ha tracciato uno splendido ritratto di questo nuovo giocatore per il quale c'è grande curiosità, Alberto. Quindi non vediamo l'ora di vedere i primi incontri. Ah, certamente.
Saluto e ringrazio Kishan Sherrill, grande protagonista di questo evento. Ribadiamo, primi incontri ufficiali la prossima settimana per vederlo dal vivo al Carnera. Attendiamo il Memorial Piera Paietta. Saluto e ringrazio anche Gabriele Grazzini, nuovo assistente coach della PU Olga Westudine, che ci ha aiutato nella traduzione odierna. Grazie, sono molto felice. Io saluto e ringrazio tutti i colleghi giornalisti, gli appassionati tifosi che si sono collegati con noi questa mattina e ci sentiremo presto con altre iniziative targate. A più, All Well West Udine. Buona giornata a tutti.